tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Saltara è arrestato un giovane ghanese di 24 anni, addosso aveva 18 grammi di hashish. A Lucrezia proseguono i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria. Attenzione alle truffe, a Fano al via una serie di incontri per mettere in guardia gli anziani. A Treponti, nel Fanese, verrà inaugurato il primo circuito per droni da corsa. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera a tutti, cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione. Partiamo dalla cronaca, andiamo a Saltara, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane 24enne ghanese che aveva addosso 18 dosi di hashish. I carabinieri di Saltara hanno tratto in arresto un 24enne proveniente dal Gambia, richiedente asilo politico, sorpreso con 18 dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio. Giunto in Italia su un barcone nel marzo del 2016 e collocato in un centro di prima accoglienza in provincia di Pesaro Urbino, si era già fatto notare alle forze dell'ordine, in quanto nel luglio del 2017 i carabinieri della radio mobile di Fano lo avevano sorpreso mentre sfrecciava con un motorino rubato senza avere la patente di guida. Per questo motivo, oltre a collezionare una prima denuncia per ricettazione e guida senza patente, il prefetto aveva disposto l'espulsione dal programma di protezione e l'allontanamento dal centro di prima accoglienza. Per un po' se ne erano perse le tracce, finché i carabinieri della stazione di Saltara lo hanno rivisto passeggiare per Calcinelli, con abiti firmati ed un nuovo smartphone all'orecchio. Insospettiti, hanno proceduto al controllo del giovane, rinvenendo nella tasca del giaccone ben 18 dosi di hashish già confezionate e pronte per essere cedute. Durante le fasi del controllo, innumerevoli sono state le chiamate giunte al telefono del gambiano da parte di giovani del posto spazientiti per il ritardo e che verranno presto sentiti dagli uomini in divisa. Condotto in caserma, il 24enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto in cella di sicurezza. In mattinata, dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha riunificato il procedimento per ricettazione con quello per stupefacenti, infliggendo su richiesta delle parti una pena complessiva di un anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 1.200 euro di multa con pena sospesa e remissione in libertà. Allora, per semplificare un po' il tutto, possiamo definirli corsi antitruffa per anziani. Quante volte vi abbiamo raccontato di anziani vittime purtroppo di persone senza scrupoli che senza pensarci troppo gli portano via a volte anche oggetti di poco valore ma di tanto valore affettivo. Ebbene, l'assessorato ai servizi sociali del Comune di Fano ha deciso di correre ripari e di organizzare appunto degli appuntamenti, degli incontri, soprattutto rivolti agli anziani, proprio per spiegare come spesso avvengono le truffe. Noi come comune e come assessorato alle politiche sociali abbiamo veramente a cuore il tema del benessere e della tranquillità delle persone, che ovviamente la dobbiamo costruire insieme, perché a fronte di situazioni che sono presenti come in tutti i territori, di tentativi di abusi attraverso i furti, attraverso forme di aggressione che possono arrivare, dobbiamo cercare di fare il possibile per prevenire. È stata presentata questa mattina alla Sala della Concordia del Comune di Fano una conferenza sulle iniziative di antitruffa ai più anziani, che spesso vengono ingannati da soggetti intenti proprio a rubare beni o addirittura soldi. L'assessorato ai servizi sociali quindi ha messo in atto nel corso dell'anno diversi progetti, tra cui Non perdiamoci di vista, gestito dall'associazione Hauser di Fano, che ha come obiettivo quello di creare una rete di sostegno per dare ascolto e sostenere persone anziane sole e senza aiuto da una rete familiare, e a degli incontri rivolti ad evitare truffe nei confronti dei soggetti deboli.
Gli appuntamenti verranno organizzati nelle sedi dei club anziani del territorio e vede la piena collaborazione di tutte le forze dell'ordine. Il primo incontro è previsto per venerdì 17 novembre alle ore 21 al centro sociale di Ponte Sasso, venerdì 24 novembre alle ore 16.30 al centro sociale del Foro Boario, mercoledì 29 novembre alle ore 15.30 al centro sociale di Sant'Orso, mercoledì 6 dicembre alle ore 20.30 al centro sociale Cicogna e martedì 12 dicembre alle ore 15.30 al Club degli Orti di Chiaruccia. A Lucrezia di Cartoceto invece c'è un incrocio stradale che presto verrà sostituito da una più sicura rotatoria. Da incrocio a rotatoria, l'intersezione che collega via del Casello con circonvallazione Kennedy e via Gramsci a Lucrezia di Cartoceto viene finalmente cambiata. Numerosi gli automobilisti che proseguono a velocità elevata in quel punto e altrettanti gli incidenti avvenuti, l'ultimo proprio una settimana fa, dove ha visto un frontale tra due mezzi fortunatamente senza feriti gravi. Gli abitanti del posto però si spaccano in due, c'è infatti chi dice che può essere un ottimo deterrente per l'alta velocità e chi invece rimane titubante sulla sua utilità, sottraendo posti parcheggio a residenti e commercianti. Ma da qualche giorno, proprio sul punto incriminato, una ditta, la Satise di San Giorgio di Pesaro, ha iniziato i lavori, risistemando i marciapiedi e prendendo già le misure sul manto stradale per la nuova rotatoria. L'opera, oltre alla realizzazione di una rotatoria sopraelevata, tra l'altro, di una rampa proprio per ridurre la velocità, come dicevo prima, prevede anche la realizzazione di tutta una serie di camminamenti pedonali che in un certo qual senso collegheranno anche il quartiere di Ponte Murello e il resto della frazione di Lucrezia, così che anche i ragazzi che magari raggiungono l'istituto comprensivo Marco Polo potranno farlo sicuramente in maggior sicurezza nei camminamenti pedonali anche lungo via Casello. All'inizio del 2018 ci sarà tra l'altro un bando per la brandizzazione e la sponsorizzazione di queste rotatorie, al quale ovviamente diverse ditte, diversi operatori economici, privati potranno partecipare, quindi per la gestione di questa rotatoria che stiamo realizzando, di quella tra via San Marco e via Casello e via della Liberazione, tra via Metauro e via Borgognina, la quarta tra via Corvina e via della Liberazione, quindi ovviamente singoli bandi, non soltanto uno unico, che consentiranno a chi vorrà, in termini di operatori economici privati, di partecipare poi a quella che sarà la futura gestione e brandizzazione pubblicitaria ovviamente della rotatoria in questione. Per Natale quindi i cittadini di Lucrezia avranno la loro nuova rotatoria, fortemente voluta anche dall'amministrazione comunale per rendere più sicuro il passaggio alle automobili, ma soprattutto per l'incolumità delle persone. Sul futuro dell'ospedale Fanese Santa Croce oggi è intervenuto l'onorevole dei 5 Stelle Cecconi. Dispiace veramente per i cittadini di Fano e per tutti i cittadini della Val Metauro che dipendono dall'ospedale Santa Croce di vedere il sindaco di Fano Seri che non è assolutamente in grado di favorire e di dare ai cittadini del nostro territorio un servizio pubblico adeguato, e anzi dispiace ancora di più vedere che si inginocchia e si mette a zerbino davanti a Ceriscioli, davanti a Ricci, accontentandosi di alcune briciole. Il protocollo che sta cercando di firmare è offensivo per i cittadini di Fano, per il semplice fatto che l'ospedale verrà completamente spogliato e rimarrà soltanto un cronicario che non è utile a questo territorio, perché questo territorio ha il diritto di avere un ospedale che funzioni in tutti i suoi reparti, con il suo punto nascita, con i suoi reparti di chirurgia, con la sua medicina, la sua utica e la sua rianimazione, e non un piccoletto ospedale di territorio che non è in grado di assorbire la domanda dei cittadini della Valle del Metauro. Questo comportamento di Seri è non solo inadeguato, ma soprattutto è lesivo nei confronti dei cittadini, proprio perché firma un protocollo in cui chiede le briciole e in cui la maggior parte dei soldi che verranno stanziati dalla regione e del territorio che verrà utilizzato per la sanità viene dato sostanzialmente ai privati, ossia si aspetta Seri che noi dell'opposizione, il Movimento 5 Stelle e i cittadini di Fano siano contenti
contenti di avere una clinica privata che fa chirurgia in questo territorio, quando abbiamo un ospedale completamente funzionante con le sue 6 sale operatorie che è già adeguato e pronto a dare questo servizio. Quindi gli chiediamo di tornare indietro, chiediamo a Ceriscioli di fare una bella riflessione su quello che sta facendo, perché non solo si giocano i voti dei cittadini, ma si gioca la salute dei cittadini. Anche la città di Fano si è mobilitata in favore delle popolazioni terremotate grazie alla raccolta di fondi da parte di tante associazioni di volontariato, privati, artisti e circoli anziani. Una mobilitazione che ha permesso di raccogliere in un conto corrente aperto alla Banca di Credito Cooperativo di Fano oltre 34.000 euro che nei prossimi giorni saranno inviati al sindaco di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, il quale aveva segnalato la necessità di realizzare un progetto di centro polivalente, uno spazio per l'aggregazione di giovani, bambini, anziani e famiglie che non hanno altro luogo al di fuori della propria casa prefabbricata per svolgere attività di comunità. Arquata del Tronto è stata scelta anche perché la Protezione Civile di Fano vi ha svolto attività di soccorso fin dalle prime ore successive alle scosse di terremoto. Le numerose iniziative promosse a favore delle popolazioni marchigiane colpite dal terremoto, commentano il sindaco Seri e l'assessore Marina Barnesi, hanno riscosso un grande successo e lo sforzo organizzativo profuso dalle tante realtà che fin da subito si sono adoperate per la missione ed è stato ripagato dall'ampia partecipazione della cittadinanza che ancora una volta ha dimostrato il proprio senso civico. E un altro bel gesto è stato compiuto questa mattina nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Santa Croce, dove un'associazione ha donato 1.000 euro. Si dice che un gesto vale più di 1.000 parole. È quello che è accaduto questa mattina al reparto di neuropsichiatria infantile all'ospedale Santa Croce di Fano. L'associazione 27 Aerobatics, dopo aver organizzato lo scorso ottobre un evento aperto a tutti all'aeroporto di Fano con voli sulla città, ha raccolto la metodica cifra di 1.000 euro che sono stati donati questa mattina al reparto per l'acquisto di un nuovo macchinario. Ci sono i piloti acrobatici di Fano che ci hanno messo a disposizione del denaro che sono riusciti ad avere facendo voli acrobatici e che noi utilizzeremo per comprare degli strumenti per la valutazione di tutta la parte di prassie orali di bambini con disturbo linguistico grave e con autismo e per comprare un comunicatore che ci permette di intervenire con bambini che non hanno linguaggio e per migliorare l'intenzione comunicativa. Quindi ringraziamo moltissimo questi piloti e tutto l'aeroporto di Fano che ci ha dato questa possibilità. Come appunto siamo stra super contenti di aver realizzato questo piccolo obiettivo per la nostra associazione che era di raccogliere qualche fondo volando, quindi ci siamo anche divertiti tanto noi piloti per primi a volare e si sono divertiti speriamo, immagino anche tutti i nostri passeggeri e abbiamo ottenuto questo risultato, non è enorme, è un inizio. E siamo molto contenti, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato. È stata fissata per domani nell'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove si trova ora la salma, l'autopsia di Graziella Pasquinelli, la donna di 73 anni trovata morta ieri nell'appartamento di Senigallia dove viveva con il figlio Gianluca Barucca di 45 anni, arrestato per l'omicidio della madre. La Regione Marche ha presentato nei giorni scorsi i dati sulla stagione turistica 2017. Allora vediamo com'è andata. Allora, dati turismo Regione Marche per il 2017 è un dato molto importante perché si confermano sostanzialmente le presenze dello scorso anno, qualcosa in meno negli arrivi, più italiani che stranieri, ma certamente un sistema che è partito con un calo importante di prenotazioni nel periodo invernale è riuscito a recuperare i numeri, quindi garantire al settore occupazione, presenze, attività e tutto il resto. Noi crediamo molto nel valore del turismo, il secondo motore economico della regione, come uno strumento attraverso il quale non solo possiamo fare i numeri degli anni precedenti, ma vorremmo crescere. Questo è ovviamente un anno molto particolare,
riuscire a dare questi risultati è un bel messaggio per la regione, per i cittadini, per il sistema. Si continua a investire e a crescere su tutte le direzioni, dalla promozione turistica, come c'è stata forte quest'anno, al tema degli investimenti sulle strutture. Dopo molti, molti anni è in corso un bando che permetterà a tante strutture ricettive di riqualificarsi, di sposare le missioni che più interessano, quindi dare potenzialità in più in termini non solo di ricettività ma anche di qualità dell'intervento nei confronti del turista, destagionalizzazione con una, simbolicamente la grande mostra del Lotto per il 2018, una delle più grandi che si terranno nel nostro paese, e nello stesso tempo sono un'attività soprattutto in chiave culturale in grado di portare fuori stagione tante persone nelle Marche. È un messaggio positivo sul quale costruire le politiche del futuro. Al secondo piano del parcheggio, così chiamato al Curvone, siamo a Pesaro, da oggi si potranno ricaricare le auto elettriche. È stata infatti collocata la prima colonnina pubblica del territorio comunale realizzata da Pesaro Parcheggi. Per utilizzarla, questa colonnina ricaricabile, basterà avere una scheda ritirabile in qualunque punto Enel. Oppure si potrà usare lo smartphone. Va ricordato anche che le auto elettriche a Pesaro non pagano il parcheggio, quindi sostano gratuitamente nei parcheggi a pagamento su strada. E dalla prossima primavera ci saranno altre 4 colonnine di ricarica con 2 attacchi ciascuna, realizzate grazie a risorse provenienti da un bando della Regione Marche. Sabato invece, domani, a Fano, nella zona dei Tre Ponti, verrà inaugurato il primo circuito per droni da corsa. Vediamo di che cosa si tratta. Non lo sta facendo nessuno qui da noi. Adesso va bene l'inaugurazione. Sì. Allora, sabato Tre Ponti, un appuntamento importante, di che cosa si tratta? Allora, stiamo realizzando l'inaugurazione, ci stiamo preparando per l'inaugurazione di un circuito di gara per fare gare in FPV drone racing, quindi sarebbe la nuova, diciamo, sport del momento basato sulle tecnologie dei droni per far divertire i ragazzi e cercare di tirarli fuori da quelli che sono i classici videogame. L'idea è quella di portarli in un ambiente diciamo esterno, socializzare e creare un gruppo sportivo con il quale riuscire a addestrare dei ragazzi non solo a pilotare i droni ma anche a saperli conoscere nelle loro tecnologie, quindi imparare l'elettronica, l'informatica, la meccanica e le telecomunicazioni, cose che oggigiorno anche nel mondo industriale sono molto richieste. E l'idea è partita dall'associazione IES di cui siamo cofondatori e adesso sempre assieme alla Proloco di Fano siamo riusciti a creare questa possibilità, questa opportunità per il comune, per i giovani ragazzi del comune dell'entroterra. Allora, in questo appuntamento che cosa possiamo trovare? Allora, in questo appuntamento, in questo bellissimo appuntamento, potremo trovare droni, piccoli droni da gara, potremo trovare degli occhiali Googles con i quali i piloti potranno pilotare i propri droni, quindi tutti i ragazzi che vogliono venire anche con i propri droni potranno trovare delle porte, delle bandiere e dei percorsi. Con dei sistemi di cronometraggio potremo vedere chi è il più veloce e quindi già nella prima giornata dichiarare chi può essere il più bravo della serata, del pomeriggio. Vi accogliamo tutti, vogliamo tutti i giovani, tutti coloro che hanno dei droni da corsa, partecipate perché sarà veramente molto molto divertente. Ok, allora domenica invece a Cagli verrà celebrata la giornata del ringraziamento, manifestazione organizzata dalla Coldiretti di Pesaro Urbino a conclusione dell'annata agraria. L'appuntamento è previsto alle ore 11 in Duomo, nel Duomo di Santa Maria Assunta in piazza Matteotti, dove verrà celebrata la messa dal Vescovo della Diocesi Armando Trasarti, con il tradizionale offertorio e la benedizione dei trattori. Ci fermiamo qua. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai giornali. Tra poco invece c'è Box con i protagonisti di Fano, poi In cucina con lo chef e a seguire i programmi della rete. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.